Quando giunto lì, compra nel dopo Higuaín Diawara dal Bologna, Rogue dall'estero, che in quel momento è una stellina internazionale importante, e Zielinski dall'Empoli, di proprietà udinese, io ho coniato una espressione che ho fatto il giro. Giuntoli ha comprato la meglio gioventù, citando Pier Paolo Pasolini. La meglio gioventù era davvero Diawara, Zielinski e Rock, perché Zielinski con Giampaolo, trasformato in mezzala e non più trequartista, dove con Sarri non giocava, era la terza scelta, perché la prima scelta era Saponara, che Sarri voleva a Napoli. La seconda scelta era Verdi, la terza scelta era Zielinski. E con l'Empoli lui giocava 4-3-1-2, trequartista dietro le due punte che erano Pucciarelli e l'altro Maccarone? Maccarone ancora, sì, effettivamente. Michelizza, pure Michelizza. E Michelizio Maccarone, insomma, si alternava. Quando Giuntoli compra questi tre, lo si può solo applaudire. Non è su quello che vanno le mie critiche. Cioè, noi dobbiamo cercare di intenderci. Una cosa sono gli acquisti sbagliati. Una cosa sono gli acquisti che non ti rendono, ma che sono giusti. Perché col senno del poi siamo bravi tutti. Ma i calciatori sono uomini e quindi come tali soggetti ad ambientamento, a un tecnico che non li vede, a un sistema di gioco che li penalizza, a una fidanzata che ti mette le corna, a una che ti fa una... Cioè, ci sono 10.000 variabili. I calciatori sono esposti socialmente, attenzione. 10.000 variabili. Rog, per me, è stato uno scandalo. Io di Sarri, che sono innamorato, non dico tutto bene. Che il Rog non abbia giocato un minuto da titolare, per me è scandaloso, perché per me è un giocatore forte. E che oggi a Napoli ce l'avessimo Rog, altro che... Vabbè, che ora si è fatto male, ma finché ha giocato a Cagliari ha fatto benissimo. Diawara al primo anno stava togliendo il posto a Jorginho. Era un giocatore impressionante. Poi nella crescita si è gonfiato fisicamente, si è appesantito, è scomparso anche a Roma. È una promessa non mantenuta. Ma non è certo un errore averlo preso in quel momento dopo un campionato spettacolare a Bologna. E Zielinski, se ancora oggi è un pallido principe, ma ha qualità incredibili, però è stato individuato come la riserva di Hamsik, tant'è vero che per Sarri era un titolare aggiunto, Cosa sostituiva pensa o di Milik che sostituì Higuaín? Milik non era Higuaín, ovviamente, ma secondo me Sì. Milik è un attaccante forte, ma forte forte, non è Nel un senso, quindi anche forte. quello fu un acquisto azzeccato, poi non ha reso per altri Quel momento motivi. poi si fece male, però attenzione, Milik è un attaccante forte che non ha espresso il meglio di sé grazie, per colpa anche degli infortuni che ha avuto, che lo hanno fisicamente handicappato abbastanza. Il vero Milik non si è ancora visto, però Milik è un attaccante forte, non è un top player, magari lo sarebbe potuto diventare senza tutto quello che gli è successo, con continuità. Poi gli è esploso Mertens in faccia e dopo non è mai diventato titolare, ed è stato il motivo per cui se n'è potuto andare, che lui voleva essere titolare. Ma detto questo, gli errori non sono questi. L'errore grave è stato acquistare Maximovic, che non valeva 25 milioni, e non li vale, e non vale i soldi che chiede per il rinnovo. Ma voglio tornare a bomba al discorso di prima, perché ho citato Rogue, Diawara e Zielinski. Noi dobbiamo distinguere quelli che fai bene a prendere, ma non ti rendono, e quelli che sono sbagliati proprio. Maximovic c'è un errore a quelle cifre, per dire. Allenatori, cerchiamo di essere onesti con noi stessi. Se noi pensiamo che De Laurentiis avrebbe dovuto portare a Napoli come successore di Sarri quello che è andato ad Empoli, ha preso
l'Empoli di Sarri, indebolito, e l'ha fatto fare un campionato migliore dell'anno prima, perché Giampaolo ha fatto meglio di Sarri, chiaramente sfruttando il grande lavoro di Sarri, se non è tutta farina nel suo sacco. Poi abbiamo visto la fine che ha fatto Giampaolo tra Milan e Torino e quello che aveva fatto prima nella sua carriera. Giampaolo doveva essere l'uomo che prendeva il posto di Sarri. Quanto durava? 2 mesi? Ci arrivava a Natale? Non ci arrivava. Era impensabile che dopo Sarri, che ha Treccani addirittura ha inventato il neologismo sarrismo, cioè quello che c'è stato con l'amore di Sarri, quello che Sarri ha rappresentato per i napoletani, arriva Giampaolo. Cioè, volete che a De Laurentiis lo rincorrono con i trick track dietro la macchina? È impensabile. C'è un solo modo per rilanciare la sfida alla Juve dopo i 91 punti. Prendere la squadra, non toccarla quasi per niente, tranne che Jorginho, 64 milioni, un giocatore buono, ma non un fuoriclasse, lo dai via. Ti vai a prendere uno dei migliori talenti spagnoli in circolazione, in Spagna sono innamorati di Fabián Ruiz, alla metà a 30 milioni, e metti sulla panchina il migliore allenatore del mondo, quello che è uno dei 3-4 migliori allenatori del mondo, uno dei più titolati al mondo, c'ha più trofei nella sua bacheca Ancelotti che il Napoli in quasi 100 anni di storia. Il problema è che è Ancelotti che ha deluso, non è De Laurentiis che ha sbagliato a prendere Ancelotti, perché il ragionamento che ha fatto De Laurentiis è questo: Ancelotti è un uomo di mondo, è un uomo esperto. Sarri è un provinciale, perché tale è, ha dei limiti enormi, maestro di campo strepitoso, però si è visto quali sono i limiti di Sarri, ha dovuto fare l'esperienza inglese e poi quella della Juventus per capire che significa stare a certi tavoli importanti. Ma quando uno come Sarri dice inglese non me lo devi dare, perché sta senza riserve, mostra tutto il suo provincialismo. Se è rotto, altro... Se tu vai a giocare in Ucraina la partita decisiva e fai il turnover in Ucraina quando c'è il Benevento, quello non di adesso, quello di allora, e gli dai 6 gol con i titolari, mostri dei limiti. Allora, il ragionamento di Lorenzo è questo: ci sono arrivato vicino, forse me l'hanno pure rubato questo scudetto, ma io prendo Ancelotti, che è il valore aggiunto, e lo vinco. E Ancelotti dice: siamo qui per vincere, non siamo qui per pettinare bambole. Poi Ancelotti, invece di prendere il giocattolo di Sarri, lui stesso aveva detto: questa squadra ha dei valori e delle conoscenze, lo vuole cambiare e lo stravolge e fa male, è colpa di chi l'ha portato o di chi ha operato.